Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando superi grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti è un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Ben ritrovati con la nostra trasmissione Per vederci più chiaro. Questa settimana parliamo di nuovo del mondo assicurativo e lo facciamo sempre ovviamente con il nostro esperto di Sara Assicurazioni, Fabrizio Ghironi. Sera. Allora, abbiamo insomma cercato di delineare nella prima puntata dedicata al mondo assicurativo diciamo questa funzione sociale delle assicurazioni, quindi non solo per ovviamente rendere tutti più sicuri, per darci insomma ecco questa percezione di sicurezza che oggi purtroppo le condizioni anche economiche e sociali non ci consentono di avere, ma volevo capire un po' meglio, siccome l'abbiamo detto ma in maniera forse un po' non dico superficiale, ma insomma non l'abbiamo centrato bene. Quando tu parli di ridare slancio all'economia, quindi come può ecco, l'investimento nel mondo assicurativo addirittura aumentare il PIL della nostra bella Italia? Cioè, come si può attivare questo meccanismo? Allora, abbiamo visto che l'assicurazione ha l'obiettivo di creare benessere, sì, sicurezza per i cittadini. E abbiamo visto che creando benessere e sicurezza ai cittadini gli fa recuperare fiducia e recuperare anche fiducia nello spendere, tra virgolette, nel fare circolare investimenti di altro livello, cioè far circolare l'economia, quindi si riprende. Ma un altro aspetto molto importante che consente di crescere l'economia attraverso l'industria assicurativa è che l'industria assicurativa nel fare il proprio lavoro, nel distribuire poi, nel creare, produrre prodotti e poi distribuirli, diventa protagonista anche nell'intermediazione finanziaria, in grado di promuovere lo sviluppo del paese e di accrescere l'ampiezza, l'efficienza, la stabilità dei mercati finanziari e pertanto del sistema paese. Perché? Perché le compagnie di assicurazione nell'investire fanno da intermediari finanziari, acquistano debito pubblico, quindi partecipano al sistema paese. Ed è stato soprattutto molto importante anche in questi momenti di turbolenze finanziarie. Abbiamo visto, sentiamo spesso parlare di spread, di tante sì, cose che rischiano, a volte sono percepite in maniera un po' distante dal cittadino.
ma in realtà sulle dinamiche socio-economiche incidono e come per il sistema paese e di riflesso appunto sui cittadini, sulla vita comune, la vita quotidiana dei cittadini. E questa attività finanziaria svolta dalle imprese di assicurazione consentono appunto a loro di assumere un ruolo molto importante, e la crescita economica attraverso le assicurazioni è all'incirca stimata intorno all'1% del PIL pro capite. Quindi in una fase stagnante che perdura da anni, il recupero dell'industria assicurativa darebbe veramente uno slancio notevole all'economia, con ripercussioni in tutto il settore, con ripercussioni al sistema paese che è stretto in una crisi congiunturale e di struttura da anni. E il rinnovamento dell'industria assicurativa veramente può comportare benessere per i singoli in tema di protezione, di sicurezza e in tema di crescita economica. E poi c'è un altro aspetto importante, che la crescita economica incentiva l'acquisto e l'investimento assicurativo, perché la variabile reddito è molto importante e più significativa di altri tipi di variabile come l'invecchiamento, che comunque aprono un mondo per l'assicurazione, come la crisi dei tassi di interesse, l'inflazione, perché è ormai risaputo che più è forte l'effetto reddito, più è la capacità di investire in ambito assicurazione, di acquistare sicurezza, di far prevalere l'interesse verso il bisogno di protezione e di sicurezza. Quindi investire nella cultura assicurativa da parte di noi operatori, delle istituzioni, IVAS per prima, che è l'autority di controllo, è fondamentale, perché significa avere cittadini più garantiti, uno Stato più sano, più florido, più energico, più dinamico e una crescita economica sostenibile, dove le compagnie giocano un ruolo fondamentale anche per quel che sono le dinamiche del debito pubblico, quindi della capacità di far fronte dello Stato agli impegni che ha rispetto ai cittadini. Allora, il mondo assicurativo è, immagino, regolato appunto da norme, hai appena citato l'authority a cui voi fate riferimento, è indubbiamente anche una, come dire, un'opportunità di lavoro importante per chi magari si volesse affacciare a questo mondo, ma insomma non ci si può improvvisare, ecco, è un settore nel quale davvero non ci si può avvicinare chiunque senza una formazione e soprattutto senza la conoscenza e di conseguenza il rispetto, ecco, di tutti questi aspetti legislativi, insomma, e di authority che prima tu citavi. Assolutamente, Greta, l'improvvisazione non deve far parte di questo mestiere, anche perché c'è un quadro normativo e regolamentare ben preciso, anzi molto corposo, che appunto regolamenta l'attività, lo svolgimento di questa attività così complessa ma altrettanto importante, che va vissuta con grande senso di responsabilità, perché la responsabilità che abbiamo nei confronti del mercato dei cittadini è notevole e appunto intorno a questa responsabilità dobbiamo costruire la nostra attività, il nostro successo e il valore appunto del ruolo che ci compete. Forse troppo spesso nel passato, oltre a non avere sicuramente una cultura assicurativa, ma abbiamo assistito insomma invece ad episodi, no? Personaggi, vogliamo chiamarli un po' così, che hanno preso un po' troppo alla leggera questo mestiere. Forse voi patite, voi che lo fate invece con professionalità e insomma con correttezza e coerenza, forse patite anche questo nella nostra sempre bella Italia, che insomma a volte consente anche questo tipo di eventi. Ecco. Diciamo che i confini operativi sono ben delineati da norme, anche fin troppo stringenti, però
come mi piace sempre sottolineare, nobili nello spirito per raggiungere la miglior tutela del cliente, troppo spesso però si scontrano con una realtà, a volte diventano un po' utopici. Per me a volte il voler regolamentare troppo rischia di appesantire, di eccedere nella burocrazia e di non facilitare, semplificare il rapporto, di non avvicinare in maniera più facile il consumatore al cliente, che rimane distante e con quella distanza a volte poi approccia in maniera troppo superficiale. Però voglio lanciare un messaggio a tutti i consumatori. Siccome nonostante le normative, le leggi, anche molto punitive, perché lo scopriremo via vai con questa trasmissione, andando in avanti con questa trasmissione, sono anche molto punitive, forse più punitive che educative. E qui nasce un po' una mia critica anche all'authority in questo senso. Nonostante ciò, vediamo ancora oggi, scopriamo di casi, e sono molti, di casi di professione abusiva, vediamo casi, è di questi giorni, lo sappiamo, stanno riempiendo le prime pagine dei social, dei giornali, dei mass media in generale, i tanti siti truffa. Ecco. L'online allora, non si può pensare che solo le leggi dello Stato, i regolamenti e la vigilanza dell'authority possono risolvere questo problema. È necessario un passo in avanti in termini di cultura. Il cittadino deve sapere che gli intermediari devono rispondere a determinate regole, determinate leggi. Il mondo, l'attività di distribuzione assicurativa, che è un'attività ben definita, ripeto, chiara, espressa chiaramente dal regolamento 40 in vigore dal 1 ottobre del 2018 e che ha sostituito il regolamento 5/2006, che recependo il codice dell'assicurazione del 2005 ha rivoluzionato il settore dell'intermediazione assicurativa, oggi detta distribuzione assicurativa. È una questione che i consumatori, i clienti, al di là del rapporto di fiducia, devono essere consapevoli che devono chiedere alcune cose, il loro interlocutore gli deve fornire determinate informazioni, e se non vengono fornite in fase di intermediazione, di relazione, devono insospettirsi. Sia che si tratta di distribuzione a distanza, sia che si tratta di distribuzione con rapporto diretto fisico, con l'interlocutore fisico. Cioè, tu dici, la presenza fisica rispetto alla stipula di una polizza online potrebbe anche non fare differenza, la fa ovviamente, però la presenza fisica non determina la sicurezza, cioè può essere che io comunque in un incontro... Ma la sicurezza poi la fa la professionalità ovviamente del professionista. Ma troppo spesso, non so se ti è mai capitato anche te, Greg, oppure sei direttamente tu stessa che ti comporti in questa maniera, tante volte non sappiamo neppure il ruolo che ha l'interlocutore che abbiamo di fronte. Io a volte sento dire, ma ho parlato col mio broker, col mio agente, con quello, e magari quello è regolare, è una figura regolare, è un collaboratore di agenzia o del broker, però non è né l'agente né il broker. Ma come si distinguono? Allora, noi sappiamo, la nostra attività è appunto normata dal regolamento, principalmente dal codice dell'assicurazione. È stato che ha recepito le disposizioni europee, perché ogni Stato membro doveva recepire nei termini previsti appunto la normativa europea, per cercare di armonizzarla in tutti i paesi europei. Poi nel recepirla i vari stati hanno creato anche qui delle situazioni un po' particolari, controverse, che a volte creano anche delle differenze tra i vari paesi, che a mio modo di vedere non sono così corrette, però ci sta. I regolamenti dell'authority hanno recepito il codice dell'assicurazione e dettano sia quelli che sono i requisiti per diventare
operatori assicurativi, distributori assicurativi, sia le regole di comportamento e i requisiti minimi di onorabilità e di formazione per poter accedere e continuare nel tempo ad esercitare la professione nei diversi ruoli. Punendo in maniera estremamente pesante a livello penale e a livello pecuniario, quindi con sanzioni disciplinari pesanti, chi non si comporta nelle regole e chi fa questa attività in maniera abusiva. Chi sono le figure che il regolamento IVAS prevede? Intanto col regolamento IVAS è stato fatto dal 2006 un passo notevole in avanti, perché prima, al di là delle due figure classiche, i protagonisti dell'intermediazione assicurativa, quelle che incarnano la professionalità, per l'aspetto della professionalità per eccellenza, gli agenti broker, poi si potevano avvalere, tramite regolando dei rapporti con i propri collaboratori, si potevano avvalere di collaboratori, subagenti, collaboratori occasionali. Quindi era un po' più una giungla, perché le figure riconosciute erano gli agenti e i broker, e poi erano lasciati un po' alla loro imprenditorialità, sì, la gestione e la creazione delle reti. Oggi no. Fortunatamente, nei diversi ruoli, la legge prevede, il regolamento prevede diverse figure con compiti e ben precisi e l'osservanza di regole ben precise. Chi sono queste figure? Beh, il nostro regolamento prevede, per chi esercita l'attività di distribuzione assicurativa, l'iscrizione nel registro unico dell'intermediario, acronimo RUI. Per accedere al regolamento, al registro unico, è necessario possedere dei requisiti di onorabilità, la sintetizzo perché poi c'è delle procedure anche abbastanza complesse, e ovviamente dei requisiti di professionalità, quindi degli obblighi formativi ben precisi. E si divide in 5 sezioni. Alla lettera A, con la lettera A del RUI, sono identificati gli agenti. Gli agenti sono il canale per eccellenza, il canale storico, quello che intermedia maggiormente il settore assicurativo, che distribuisce quindi il numero più elevato di polizze nel mercato assicurativo italiano. E cosa lo caratterizza? Il rapporto diretto con uno o più compagnie di assicurazione, col produttore, cioè colui che produce le polizze e che si avvale dell'agente per distribuirle. Poi abbiamo nella lettera B l'altro canale storico per eccellenza della tradizione del sistema assicurativo italiano, che è il broker, che si distingue sul mercato e rispetto all'agente perché non è legato da un rapporto diretto con la compagnia, non rappresenta la compagnia, ma rappresenta il cliente e va sul mercato a ricercare, attraverso le compagnie o attraverso gli agenti stessi, i prodotti che ritiene più opportuni, più coerenti per i propri clienti. Poi abbiamo la sezione C. Sono una figura che allo stato attuale non è molto valorizzata nel nostro paese, se non da una compagnia in particolar modo, che sono i produttori diretti, cioè quei produttori che dipendono direttamente dalla compagnia che produce il prodotto. Poi abbiamo la sezione D, che rappresenta uno dei fenomeni che hanno trovato terreno fertile negli ultimi anni, hanno rappresentato un po' la novità negli ultimi anni, che sono le banche e le poste. Che, attenzione, in questo caso non sono i produttori, cioè le compagnie necessariamente, qui hanno un ruolo di distributore. Okay. E attenzione, le banche per normativa vendono, attraverso i propri operatori, i prodotti più standardizzati, perché difficilmente offrono un elevato standard di professionalità che invece deve o quantomeno dovrebbe contraddistinguere i due operatori professionali di eccellenza, quelli che fanno dell'aspetto consulenziale sicuramente la loro arma
migliore, gli agenti e i broker. E poi ci sono gli iscritti NEI, che rappresentano il numero più elevato di iscritti nella sezione del RUI, che è formato dai collaboratori e o dipendenti degli agenti e dei broker, e che sono solitamente i subagenti, quelli che non hanno il rapporto diretto con la compagnia, ma hanno un rapporto diretto, ecco, con il broker e l'agente. Rimarranno, tra virgolette, per tutta la loro vita, quantomeno lavorativa, dei subagenti, o chi si iscrive in questa sezione poi aspira a essere invece... Sostenendo, allora, queste sono scelte imprenditoriali che ognuno può fare, perché ovviamente la maggiore, nonostante sono chiamati tutti gli intermediari ad adottare e tenere delle regole di comportamento ben precise e molto stringenti, e ognuno ne risponde, però la responsabilità è sempre in capo al proprio agente o al proprio broker. Okay. Quindi tanti preferiscono scegliere. Sì, ho capito. Ovviamente per fare l'agente o il broker bisogna sostenere un ulteriore esame tenuto dall'IVAS, che ha delle percentuali di successo, di superamento molto, non molto elevate. Quest'anno, che è stato un anno, si è appena concluso, è stato un anno piuttosto positivo, l'hanno superato circa il 40% dei partecipanti, ma solitamente si attesta intorno a un 30, 25-30% dei partecipanti. È un esame molto complesso che ha un programma molto ampio, che spazia dal diritto privato ai contratti, alle tecniche comportamentali, alle tecniche di prodotto, al regolamento, che poi è la base dell'attività, dello svolgimento dell'attività. Io oggi parlo con un... Io sono un agente di assicurazione, da 25 anni faccio l'agente di assicurazione, e soprattutto, oltre che agente, mi piace contribuire all'elevare la cultura assicurativa, perché, torno a dire, è fondamentale per far crescere lo strumento assicurativo, e attraverso la crescita dello strumento assicurativo siamo una società più protetta, più sicura nell'epoca dell'incertezza, e facciamo anche ripartire l'economia del paese, che oggi ne ha tanto bisogno, è a crescita quasi zero, e attraverso solo il settore assicurativo può arrivare a crescere dell'1% di PIL pro capite. Bene, siamo arrivati in chiusura anche di questa seconda puntata dedicata al mondo delle assicurazioni. Ci vediamo la prossima settimana sempre con il nostro Piero Franchini, quindi il mondo dell'ottica. Invece con Fabrizio Ghironi e Sara Assicurazioni ci rivedremo fra 15 giorni esatti. Ricordiamo sempre che chi volesse eventualmente fare qualche domanda o chiedere, insomma, qualche approfondimento, lo può fare rivolgendosi comunque anche alla nostra redazione, e poi, insomma, voi vi vedete questi contenuti anche nell'online. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, dove entreremo anche nei contenuti dei vari settori assicurativi. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Ma tu lo sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni? Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che Sara riconosce un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo, lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7, e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti.
Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto.